Ecco dov'era il secondo timbro, sapevo di averlo preso. Buongiorno. Io qui il mio caffè nel bicchierino di plastica, perdonatemi, ma non ho fatto in tempo ad andare su a prendermi l'altra tazza. Allora, intanto che è arrivato io mi preparo la carta. Vorrei fare un paio di card, due credo, molto clean and simple con questo timbro qui della Renke, di Alexandra Renke, che oltre a fare delle carte meravigliose fa anche dei timbri molto molto belli. Voilà. Ciao a tutte. Intanto mi preparo il mio pannellino Ah, però avrei voluto farla dall'altro lato la carta. Vabbè, facciamola così. Questo pannellino è avanzato dal corso di stamattina. Voilà. Ciao a tutte. Perfetto, io mi preparo un paio di pannelli per le card. Così. Voilà. Tagliamolo se voglio farla di qua. Allora, la tagliamo a 5 e mezzo qui. Tac. E pieghiamo qua. In realtà sempre 5 e mezzo, giusto? No, a 4 e un quarto. Facciamo il pannellino che si apra. Voilà. Proviamo a fare un paio di card molto clean, molto simple con le carte di Alexandra Renke. Mi sto tagliando i pannellini. Uno che si apre così e uno che si apre così. Questi sono gli avanzi delle carte che abbiamo usato stamattina. Questa la facciamo, ne facciamo due di qua. Quindi proviamo a farne tre. Allora, in realtà non sapevo cosa fare fino all'ultimo, poi mi sono decisa per una cosa molto molto easy. Adesso vediamo se mi riesce questa cosa molto molto easy. Tagliamo anche da qui un pannellino 4 e un quarto. Voilà. 5 e mezzo, vediamo se mi riesce perché avevo in mente un altro progetto in realtà, però ho pensato di farlo domani mattina che sicuramente è un pochino più di tempo e sono un pochino più tranquilla perché tra poco dobbiamo riaprire. Raffreddore, qui oggi fa un freddo pazzesco, quindi beh, non so. Allora, intanto mi bevo il mio caffè. Voglio usare questo timbrino che secondo me ci renderà la vita facilissima e poi magari se, boh, se reputo, se ho tempo, prendo un'altra carta pattern di Natale e la uso per fare una decorazione molto semplice. Non so voi quanto usiate Pinterest, io sono Pinterest dipendente praticamente e ho 1000 pin di card molto clean, molto simple, fatte semplicemente con una carta pattern sovrapposta con una carta intonata dello stesso colore, magari una fascia così o una fascia così, un decor, una timbrata ed è tutto a posto. Vediamo che cosa ne viene fuori. La stamping che in genere quella che hai sul sito 6 pollici. Allora, adesso sono finite le platform, arriveranno di nuovo la prossima settimana. Quella che vi faccio usare durante i corsi è quella piccina, quella 6,5 x 6,5. Io ho anche l'altra che è quella invece 8x8. Freddo, pazzesco, oggi non si scherza. Sì, no, Erika, ce l'ho di là la tazza, ma per il caffè è troppo grande la tua tazza. Poi mi faccio il pumpkin spice di nuovo, oggi sarà il secondo. Ma oggi fa freddo, mi sento autorizzata. Adesso sono un po' di corsa, vorrei anche se riesco farvi vedere le novità che sono arrivate. Se non riesco adesso, perché poi a un certo punto dovrò aprire, faccio un video veloce veloce stasera. E stasera vi annuncio una sorpresa per chi ha la Fidelity. Chi non l'avesse ancora fatta può farla. Abbiamo anche messo il link per chi volesse regalarla. Può regalarla come regalo di Natale e verrà generato un buono che farà sì che la persona possa comprare la Fidelity direttamente gratis. Voilà, caffè finito. Allora, la mia idea per la card era per fare una cosa estremamente semplice e vorrei tagliare una finestrella. Allora, io ho qui le fustelle dei rettangoli di Moda Scrap che le abbiamo usate stamattina e vorrei fare una finestrella piccina, sufficiente per farci stare l'alberello, una cosa così per esempio. E con questa potremmo fare la doppia finestrella. Allora, ne taglio una bianca, così senza saperne leggere né scrivere, vediamo come viene fuori. Qui ho tutti i rimasugli dei cartoncini di oggi. Voilà, le notifiche funzionano, meraviglia. Non puoi aprire il pacco fino a Natale, no, ma perché? Questa tortura, no, non va bene.
Allora, facciamo dall'altra parte, che sennò poi ci incasiniamo. Voilà. Allora, cerchiamo di creare una finestrella semplicemente sovrapponendo due fustelle. Queste si chiamano nested, che vuol dire annidate, che vuol dire che sono una dentro l'altra perché sono tutte con la stessa forma, solo con misure diverse. Allora, ci mettiamo un pezzettino di scotch. Tac. E la fermiamo. Ecco, possibilmente senza rovinare il lavoro fatto prima, bisognerebbe fermarla con un pezzettino di nastro. Il cavalletto davanti non è di grande aiuto. Una cosa così. Voilà. E la tagliamo. Allora. Ok, il pezzo della Big Shot è qua. La Big Shot elettrica è rediviva, però mia madre l'ha spostata stamattina quando Patrizia ce l'ha portata e non so dove l'ha messa, quindi sto usando quella normale, ma devo fare pochissime fustellate, quindi insomma non è un grosso problema. Allora, questi timbri della Renke sono bellissime, non che le carte siano da meno, è tutto bello ciò che fa questa donna. Voilà. Allora, qui abbiamo la nostra base, volendo, e qui abbiamo la finestrella. E perché ho tolto? Vabbè, sono veramente stupida, non avrei dovuto togliere, infatti, non avrei dovuto togliere il nastro perché mi serviva in caso fosse successo questo. Adesso vediamo di sbrogliarcela così. Voilà. Questo poi lo rifiliamo. Allora, l'idea era, per esempio, di creare una finestrella qui all'interno della quale mettere il nostro alberello. White su white. Non volevo una cosa particolarmente chiassosa come colori, perché vorrei che fossero molto clean e molto simple. Allora, io attaccherei... Allora, senza pensarci troppo, come dice la nostra amica Marinella, prendiamo... Mi sono avvicinata le colle, il biadesivo, voilà... Prendiamo una colla nuova e attacchiamola. Attacchiamo prima il nostro pannellino. Che è della stessa misura della base della card. Attacchiamo questo. Ok, qui sopra, scusatemi, qui sopra adesso andiamo a timbrare il nostro alberello. Allora, io avevo ben due platform fuori stamattina, aspettate che ne recupero almeno una, che in un attimo di follia le ho messe via. Ah, una è qua, proprio qua davanti, Clelia. Siamo proprio, speriamo che il caffè inizi a fare effetto presto, perché vabbè. Allora, mettiamo le fustelline qui sopra. Togliamo questo. Okay. Abbiamo questo qui che è la nostra base. Io vorrei timbrare il nostro alberello. Allora, vedete che l'alberello è così, c'è una macchia di colore, l'outline e la scritta, e la card sarà semplicemente così, non servirà nient'altro. Allora, prendiamo la nostra macchia di colore e decidiamo di che colore farla. Allora, potremmo farla verde, potremmo farla anche di un altro colore in realtà. Va tanto l'unconventional Christmas, potremmo prendere il nostro Victorian Velvet e usare il nostro Victorian Velvet, for example. Voilà. Adesso prendo il mega rotolo, assolutamente. Questo si è spostato intanto. Riposizioniamolo. Così. Prendiamo il Victorian Velvet. In realtà ho preso tutti gli oxide, adesso cerco il Victorian Velvet. Dovrebbe essere qui. Allora, perché l'abbiamo usato da poco, ma non vuol dire, sono capace di incasinarmi niente male. Allora, aspettate che cerchiamo il Victorian Velvet, perché mo mi sono fissata che lo voglio il Victorian Velvet perché mi sembra somigliante al colore della carta. Poi magari quando lo trovo mi rendo conto che non lo è.
probabilmente sarà il 59esimo di stress che riuscirò a trovare. Vabbè. Che colore sei? Victorian Velvet. Eccolo qua. L'alberello sarà un 5 cm. Adesso poi lo misuriamo, tanto abbiamo la taglierina lì. Allora, inchiostriamo. Vorrei fare una sola timbrata, tanto una macchia. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che deve essere particolarmente definita, è una macchia bellissima comunque, vabbè. E direi che come colore ci siamo. Allora, puliamo questo timbrino qui. Poi prendiamo il timbro dell'outline, che è questo qui, questo ovviamente lo timbreremo in nero, questo qui è alto 5,5, così. Per questo prendiamo un bel VersaFine, rotolo di biadesivo. Allora, aspettate che mi sono persa il nero. Eccolo qua. Perfetto. Oh, i biscotti, non farli bruciare. Io adoro fare i biscotti, non ho più tempo, però mi piace veramente tantissimo. E quelli allo zenzero e cannella sono i miei preferiti, i gingerbread. Voilà. Perfetto. Adesso timbriamo anche la scritta. La scritta che dice semplicemente Merry Christmas. Sta perfettamente qui dentro. Inchiostriamo bene. Voilà. Ah, no, mamma mia, è venuta. Si è tutta. Si è spostato il pezzetto di carta. Vabbè, ce la teniamo così. Non importa. No, che brutta, devo rifarla. Scusate, ma ogni tanto. Allora, prendiamo un altro pezzetto di carta. Abbiate pazienza, ma così no. Adesso va bene tutto, però. Allora, ti sei messo una sveglia, bravo. Mi sembra un'idea molto intelligente la tua. Allora, prendiamo le nostre due cornici, le rifermiamo. Che disastro, disastroso. Avrei dovuto fissarlo meglio, ma adesso noi lo ritagliamo di nuovo, poco ci importa. Tanto la parte interna è sempre lei, perché la prima è piccola, quindi ce l'ho un secondo. Voilà. E rifacciamo velocemente sia la macchia che scritta e outline. Voglio vedere se così ti muovi. Voilà, inchiostriamo bene. Ok, e timbriamo. Voilà, perfetto. Vediamo e andiamo di nero. Ci sono alcune cose a cui non si può porre rimedio. Prendiamo l'outline, ci credete se mi sono persa il timbrino della scritta? Dove l'abbiamo messo? Adesso facciamo l'outline, ma mi manca il timbro della scritta. Bene, ma non benissimo. Voilà. L'alberello lo mettiamo qui. Allora, cerchiamo la scritta. Dove l'ho messo?
Fatemi, eccola qua, perfetto. E la posizioniamo qui. E timbriamo. Perfetto, buona la prima. E questo adesso lo mettiamo lì, che se no me lo perdo. Mi piacerebbe anche usare uno di questi piccoli sentiment che ci sono qui. Best time of the year, favorite season for you, December love. Questo December love è bellissimo, anche questo joy. Usiamo il December love e lo mettiamo qui. Visto che abbiamo un pochino di spazio in questa finestrella, voilà. Perfetta. E la rimettiamo al suo posto, quindi. Voilà, abbiamo la nostra base con questo qui sollevato. Adesso prendiamo il rotolone di biadesivo, ne prendiamo due striscette okay, e lo posizioniamo qui. E in realtà la nostra card è già fatta. Non serve nient'altro, è talmente bello. Volendo possiamo usare i fiocchetti di neve e fare qualche fiocchettino di neve per fare, guardate, io adesso non trovo più i miei blocchetti piccoli, ma prendo il mio Versamark e faccio questo. Basta. Non è necessario altro quando ci sia un timbro così bello. Voilà, molto clean, molto simple. E questa è una. Un'altra cosa che si potrebbe fare, che mi era venuta in mente che poteva essere carina, è aprire letteralmente una finestrella qui. Con questo. Quindi decido che la mia finestrella sarà qui. Metto il mio scotch. Voilà. La metto al centro, così, e lo passo nella big. La misura che ho scelto per la card passa tranquillamente nella big shot piccola, nella quella piccina. Quindi sto sporcando un po', ho le mani sporche, adesso pulisco tutto. Voilà, l'ho ricentrata. Allora, passiamo innanzitutto, no, storta. Allora, il peacock feather, sì, lo facciamo in peacock feather questo. Voilà, passiamo nella big. Voilà. Adesso mi pulisco solo un secondo le mani perché evidentemente, infatti sono sporca di nero, perché ho lasciato delle macchie. Voilà, perfetto, e abbiamo la nostra finestrella. Adesso prendiamo la nostra platform. Questa è una cosa che ho visto fare, credo, da Yana. Sto sporcando tutto, ma poi faremo delle macchie così non si vedrà niente. Allora, siccome la macchia è più larga della finestrella, io inizio a fare la timbrata dell'alberello, di modo da essere sicura che nel momento in cui poi io apro, nel momento in cui è chiuso, io veda l'alberello completo. Poi aprirò e timbrerò la macchia, voilà, senza chiaramente, con la card aperta, chiaramente. Allora, timbriamo l'alberello. Potrei timbrare già anche la scritta, però la facciamo dopo la scritta. Prima apriamo, voilà, lo giriamo così e andiamo a fare la nostra macchia. A questo punto cerchiamo il peacock feather, tanto voi avete tempo. Ah, l'ho trovato subito, voilà,
Allora, mettiamo la nostra macchia. Me la sono un po' persa la direzione della macchia. Aspettate. Deve essere così. Perfetto. Allora, prendiamo il timbro e inchiostriamo. Pigiamo bene. Voilà, perfetta così. Anche se qui non è pienissima, ma è una macchia, quindi non vorrei scurirla troppo, quindi non la ripasso. Voilà, ok. Adesso posso, vabbè, posso, posso timbrare la mia scritta, assolutamente. Ok, lei. Merry Christmas, voilà. Prendiamo il nostro nero e timbriamo. Facciamo così che sia un pochino più deciso. Mi sa che io il mio Versa Fine Clair dovrei cambiarlo. Voilà, perfetto. L'ho usato veramente tanto tra corsi e me stessa medesima. Ora richiudiamo e vediamo se vogliamo usare uno dei piccoli sentiment che ci sono qui, che potrebbe essere a questo punto Enjoy Every Moment. Vediamo se ci sta nella finestrella. Sì, perfettamente. E lo timbriamo sempre in nero. Anche imbossato, sì sì, assolutamente. Se imbossiamo la macchia viene una meraviglia, secondo me. Voilà, ok. Ora, voilà, togliamo un secondo questo qui. Aspettate che recupero, il timbro, che già mi vedo che lo dimentico. Tac. Allora, qui abbiamo usato il Peacock Feather. Io ho degli avanzi dal corso di oggi in questo pezzettino che è il Cookie Monster. Il set di timbri, è quello, se cercate nella sezione timbri quelli di Alexandra Renke, ce ne sono solo due. Credo che si chiami di, no, no, Choking Hazard, no. Credo che si chiami di, no, Favorite Season. Ma filtrate per marca. Voilà. Allora, creiamoci la nostra finestrella in questo colore qua, che direi che va benissimo. Questo è il Cookie Monster della Tailored Expression. Sapete che i loro cartoncini a me piacciono veramente tanto, quindi li uso veramente non a profusione, di più. Quelli della Low Fun. Ho riscoperto in realtà l'amore per i cartoncini a 4. All'inizio non me li filavo neanche di striscio, poi ho cominciato a vedere come li usano e ho detto, vabbè, che forse sono intelligente questa cosa. Luigi guarda i biscotti, mi sembra un ottimo suggerimento. Allora, fissiamo la nostra finestrella. La fisso direttamente sul piano della Big Shot. Scusate, non lo faccio a favore di camera, ma voilà. Eccola qui, e ne tagliamo un pezzetto da qua. Perfetto. Voilà. Poi vi faccio vedere anche il corso che facciamo sabato prossimo, perché mi piace molto. Io adoro il packaging, quindi mi piace veramente tanto. Voilà. Prendiamo la nostra finestrellina. Adesso cerco di non staccarle. Opla. Perfetto, le lascio riunite così. Così. Ah, questa non me l'ha tagliata benissimo. Aspettate. Perché non ho messo lo spessore sotto. Ma recuperiamo subito, perché io non ho staccato le fustelle, quindi le risovrappongo. Non dovrei avere problemi. Mettiamo lo spessore. Voilà. Allora, centriamole bene e via. Devo assolutamente ripristinare quella elettrica. Sì, metti la foto. Che ci, noi biscotti ci piacciono molto. I brilli gel sul vetro, sì, i brilli gel vanno su qualsiasi cosa praticamente. Voilà. Allora, qui non era perfettissimamente centrata, ma la cornice così a noi può andare bene lo stesso. Voilà.
non mi fa impazzire, che è questo pezzo qua, la taglio di nuovo, tanto ce l'ho ancora qua unite insieme le fustelle, scusate, non che io sia particolarmente perfezionista, però voilà, rifacciamo il taglio. Niente, devo riposizionarle perché si sono spostate. Ok, non mi manca fustellare a mano. Oh, non vedo l'ora di ripristinare la mia big, quella elettrica. Ok, allora qui adesso il taglio dovrebbe essere a posto, mi sembrerebbe proprio di sì. Buon pomeriggio a chi va via. Voilà. Ok, e questa la incolliamo qui così. Guardate, in un attimo cambia completamente faccia. La incolliamo. Voilà. E la incolliamo qui così. Perfetta. Quindi quando apriremo sarà così. Adesso questa la teniamo ferma un secondo che si incolli. Voilà. Semplice. Carina, molto carina. Allora, per ovviare al fatto che qui avevo le mani sporche e l'ho un pochino macchiata, adesso noi copriamo, lo copriamo magari così, copriamo questo, mettiamo una calamita qui, così, e prendiamo qualcosa per macchiarlo, direi. Vediamo che cosa ho qui, perché in realtà non ho le cassettiere, perché non... O un blu, no, non va bene. Possiamo prendere qualche goccina di notte. Il notte dovrei averlo qui. Perfetto. Il notte di Tommaso. Poi puliamo anche dappertutto dove sta andando. Boh, finito. Togliamo questa, togliamo questa, voilà, eccola qui, pronta, finita, elegante e via. Proverei a farne ancora una con lo stesso timbro, con lo stesso mood. Fatemi solo pulire, che notte è prepotente come colore, voilà. E va a finire che poi sarà tutto color notte. Ok, perfetto. Allora, io dovrei già avere il pannellino tagliato, eccolo qua. Possiamo usarlo in questo senso, va benissimo. Vorrei, in realtà volevo farlo craft. Prendiamo un pezzo di craft. Facciamo una cosa estremamente natalizia, classica. Allora, tagliamo un pannellino che abbia la stessa dimensione della finestra, della card, quindi sono 4 pollici, un quarto per 5 e mezzo. Allora, qua. 4 pollici, un quarto. Tagliamo tutta la striscia per 5 e mezzo. Questo sarà il pannello qui della mia card, ok? E questo è fatto. Ho preso questa carta qui della Simple Stories, che è della collezione Simple Vintage, è la carta di Arsanta, perché vorrei usare un pezzo di questo. Vorrei una fascia qui centrale, e questa fascia potrebbe essere, allora, sicuramente 4 pollici e mezzo di larghezza, perché è la larghezza della card.
adesso vediamo, potrebbe essere un... Proviamo con 6 centimetri. Sì, va bene. Metterei un bianco. A questo punto il bianco che mi serve potrebbe essere o due pezzetti, uno sopra e uno sotto, o uno più grande. Quindi adesso ne taglio per esempio un 4 pollici e un quarto. Facciamo per 8. E avrò questo. Fin troppo, ne toglierei un centimetro, ne lascerei solo mezzo che esce da, che sborda. Voilà, una cosa così. Adesso non è incollato, però l'idea sarà più o meno questa. Ok, poi prendiamo. Vediamo se il rosso che ho qui mi basta. Vorrei fare una finestrella sempre con la stessa identica, con lo stesso identico procedimento. Però secondo me, sì, giusta, giusta, giusta. La tagliamo da qui. Togliamo via questo pezzetto di Cookie Monster e tagliamo la nostra finestrella, che mi sembra che ci stia. Giusta, 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 vediamo. Se no, ne andiamo a prendere un pezzettino nuovo di rosso. Questo qui è il rosso che ho avanzato dal lavoro per il corso di sabato prossimo. Sembrerebbe poter andare. Una cosa così. Allora, iniziamo a fissarlo. Allora, fisserei questo qui direttamente al mio pannello, perché vorrei creare diversi strati, quindi in realtà metterò la colla solo nella parte centrale. Ma mi si è otturata la nuvo. Voilà. No, prendiamo un'altra. Le è piaciuta la carta? E beh, bella quella carta. Voilà. Ok. Incolliamo il nostro pannellino. Poi questo lo attaccherei direttamente qui, più o meno al centro. Questo qui gli metterei due pezzetti di, anche solo uno in realtà, mettiamone due, vediamo come viene, come larghezza, di spessorato, perché potrei voler inserire degli elementi che sbucano da dietro, quindi in realtà ho bisogno di lasciare liberi i margini superiori ed inferiori. Poi magari non lo faccio, però. Questo è il nostro pannellino. Noi avremo la nostra cornice qui. Vorrei mettere qui dentro un, chissà se c'è un rettangolino più piccolo, ma non mi ci starà l'alberello, immagino. Sicuramente non ci sta l'alberello perché già qui le macchie sono, fuoriescono. Perché lo, vabbè, potrei anche prendere tagliarlo con questo e rifilarlo ai bordi una volta che l'ho tagliato e farlo saltare fuori così. Allora, prendiamo la cornice che ci taglia questo e ne tagliamo un quadratino, scusatemi, tagliamo una cornice bianca che poi andrò a rifilare perché sicuramente non la terrò così, così grande, anzi, per facilitarci la vita, timbriamo prima. Voilà. La Nuvo che si stura con uno spillo. Spesso è solo proprio la patina che si forma qui sopra, ma se no con uno spillo. Uno spillo e siete a posto. Allora, prendiamo il nostro alberello. Qui l'alberello lo facciamo. Di che colore lo facciamo? Verde, rosso, magari un po' banalotto. O l'alberello a filo o lo rifilo, faccio un rettangolino più piccolo. L'idea sarebbe quella. Allora, adesso di che colore lo facciamo l'alberello? Rosso, rosso mi pare eccessivo, verde mi sembra un po' banalotto. Se lo,
Potremmo farlo marrone. Che dite? Vediamo un po'. Facciamo una prova se ci piace col marrone. Che è questo qua, il Fallen Leaves. Proviamo. Non inchiostro benissimo e non premo troppissimo. Ecco, no, magari no. Voilà. Perché al centro no? Perché non sto premendo. Voilà. Ok, è troppo scuro, ma noi adesso lo rifacciamo qui. Broken China, il Broken China secondo me non sta bene con quel colore lì, sai, con quel rosso. Così, così va bene. Adesso potremmo fare, che dovrei averlo qui perché l'abbiamo usato stamattina, potremmo fare l'outline e la scritta embossate in bianco. Prima di tagliare qualsiasi cosa, proviamo a fare queste due cose. Allora, outline. Prendiamo però il nostro santo cuscinetto antistatico. Voilà. Prendiamo il tampone della Nuvo. Polverina. C'era anche la polverina bianca stamattina. Eccola qua. Ok. I distress per me, non, niente mai mi toglierà la magia dei distress, credo. No, questo è il tampone nero, Clelia. E saranno sempre il mio primo amore, in termini di colori. Voilà. Adesso prendiamo il nostro vassoio, la nostra polverina. Dovrei avere ancora l'embosser attaccato, eccolo lì. E asciughiamo. Voilà. Adesso passiamo di nuovo il cuscinetto e timbriamo la scritta. Potremmo anche timbrarci la scritta, cioè embossarla in oro. Sono colori abbastanza tradizionali quelli che abbiamo usato. Il cuscinetto antistatico serve per far sì che la polverina si attacchi solo dove l'hai. Dove la vuoi, quindi dove fai la timbrata col Versamark e non si attacca a residui di colore o di colla che sono già presenti sul tuo lavoro. Il cuscinetto, secondo me, funziona meglio del tamponcino, quello con le setole. Facciamo bianco. Vedete? Ok. Rimettiamo la polverina al suo posto, chiudiamo e asciughiamo. Faccio attenzione perché non vorrei stracuocere quella dell'alberello che avevamo già fatto. Voilà, basta così. Questo è il risultato. Adesso lo tagliamo. Mettiamo via il timbro. Voilà. Chiudiamo l'embosser. Ok, fustelline. Fustelline prendiamo questa qui. E tagliamolo e poi decidiamo se rifilarlo, quanto rifilarlo, vediamo, facciamoci guidare un po' una volta che
l'abbiamo tagliato. Allora, io direi che vorrei che venisse tagliato qui. Eccolo qua, il piatto della Big Shot. E fustellato. Guarda. Vediamo se ha tagliato. Non sono più abituata, faccio veramente fatica con la manovella, ma direi che ha tagliato perfettamente perché c'era lo spessore sotto. Voilà. Oh, peccato che lì è sporco. Io lo rifilerei giusto un briciolo, toglierei la zigrinatura, che lo so che è la cosa più bella, però vorrei che si vedesse il pezzo sotto. Quindi prendo qui e rifilo, diciamo mezzo centimetro o meno. Rifilo ad occhio. Voilà. E lo spessoriamo. Allora, fatemi attaccare questa. L'attacchiamo solo su questi lati qui. Così. Questo qui lo spessoriamo. Così. Ciao a chi sta arrivando adesso, sto facendo delle card molto clean, molto simple con i timbri della Alexandra Renke. Voilà. Adesso qui si potrebbe addirittura pensare di fare una timbrata qui sotto. Molto semplice. Qui abbiamo sempre questo December Love che mi piace molto, oppure questo Best Time of the Year. Ma userei questa che è più lunga, che mi piace di più. E la metterei qui. Prenderei per fare questa cosa il blocco. Il blocco di acrilico. Prima o poi ritroverò quelli piccoli. Per ora mi accontento di questi. Timbriamo in marrone. Facciamo così. Roba che è finita lì sopra? Niente. Ok, adesso vediamo se riesco a fare quello che volevo, cioè mettere degli elementi di abbellimento lì di dietro. Forse no, perché in realtà stavo pensando di mettere i ritagli di Tommaso. Vediamo un secondo, perché ne ho sicuramente qualcuno qui che mi è avanzato dai lavori precedenti. Allora, ho delle foglie, questo qua. Avrei giurato di avere anche dei fiocchi. Vediamo. Forse i fiocchi li ho finiti. Ma eccoli qua. Allora, vediamo un po'. Ciao a chi sta arrivando adesso. Ho quasi finito. Abbiamo fatto delle card molto clean, molto simple con i prodotti della Renke. Allora, questo qui andrebbe spessorato, perché vedete che bisognerebbe. La cosa furba sarebbe stata tagliarlo spessorato. Qui dovrei aggiungere dei quadratini di spessore che adesso non ho a misura e quindi vabbè, teniamoli così. Vediamo qui. Se io questo volessi inserirlo qui dietro, è troppo grande. Proviamo con un fiocco. Proviamo questo qua. Qui dobbiamo tagliare i punti d'ancoraggio. Oppure potremmo prendere questo bellissimo fiocco qua. Allora, vediamo se questa cosa. Gli animi sensibili non guardino, perché adesso lo taglio. Allora, facciamo così. Potremmo anche pensare di tagliarlo, why not? Tommaso non me ne vorrà. Sa che sono impulsiva, mi perdonerà. Proprio così.
Uno lo infilo qui dietro. Se questa cosa l'avessi pensata prima sarebbe sicuramente venuta meglio, ma sapete che io la pianificazione così. Sì. Qui sopra potremmo anche azzardare delle timbrate. Perché no? Guardate, prendiamo un timbro con delle scritte, dovrei averne uno qua. Ho il nostro solito Tex Mouchetté della Florilège. Voilà. Addirittura, secondo me, boh, vediamo se funziona questa cosa. Polverina oro. Sì, certo, si possono usare come stencil anche se sono un po' spessi. Quindi in realtà forse sono troppo alti quelli dei ritagli. Invece quelli delle maschere assolutamente sì. Ah, ha preso, non pensavo, perché il VersaFine si asciuga veramente molto in fretta. Adesso questi li imbossiamo. Voilà. Perfetto. Allora, li tengo fermi con la spatolina perché sennò mi ustiono. Prendiamo il posser. E li imbossiamo e la scritta sarà dorata. Adesso poi ve lo avvicino per farlo vedere meglio, eh? È bellissimo. Voilà. Perfetto, guardate. Bellissimo. Adesso io questi li vado a posizionare. Uno qui, mettiamo la colla. Uno qui, che così mi dà anche un po' di sostegno alla cornice, e uno qui sotto, in modo che escano. Quello mi chiude la scritta. Vediamo se riusciamo a infilarlo un po' più sotto. Perfetto, così. E questa è pronta. Volendo potremmo aggiungere delle timbrate della neve qui, con una timbrata di seconda o terza generazione, giusto, no, cosa sto facendo? Dov'è il mio timbro? Qua, giusto per avere un pochino di pattern, anche se in realtà mi piace molto l'effetto pulito così. Scarico qui. Basta. Ok, e questo è quanto. Adesso ve le faccio vedere tutte e tre vicine, poi farò le foto, ma ve le pubblico poi magari stasera. Adesso stiamo per riaprire. Voilà. Quindi questo timbro della Renke mi piace molto, veramente tanto. Voilà, via il blocco, questi ritagli li mettiamo via di qua. Facciamo finta di pulire un secondo. Finta. Voilà. Ok, quindi polverine, fustella, fustelle messe via. Allora, dove sta? Voilà, così. Anche questo timbrino lo, vabbè, poi lo mettiamo a posto. Qua la sua confezioncina. Ho le mani sporche, aspettate che le puliamo un attimo perché sennò toccandole sono praticamente certa di fare danno. Voilà, spostiamo il disordine, certo, solo fuori dalla camera, assolutissimamente. Allora, eccole qua, un timbro 3 card, e se ne potevano fare 1000 in realtà. Qui dobbiamo solo appiattire meglio qua. Voilà.
Allora, timbro di Alexandra Renke, carta di sfondo di Alexandra Renke. La base è uno sugar cube della Tailored Expression, questa è della Simple Stories, questa è la cornice di Moda Scrap e questi qui sono i fiocchi di neve di Tommaso timbrati ed embossati con la polverina oro. E questo è il Cookie Monster della Tailored ed è quello lì, è il Peacock Feather. Semplici, carine, pronte in pochissimo. Voilà. E via. Allora, per oggi è tutto, domani voglio provare a fare un esperimento con una lavorazione per una texture per dei fiocchi di neve. Vediamo se riusciamo a fare un effetto ruggine sull'azzurro. Vediamo. Benissimo, buon pomeriggio. Io vado. Ciao. Anzi, no, vi faccio vedere le novità. Mi dimentico sempre. Allora, andiamo dove ci sono le novità. Finché non arriva qualcuno, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, Pretty Pink Posh. Questo è il timbro del Wild. Questa qui è la fustella del Wild Rose, che è questa, che è quella che abbiamo usato ieri per la borsa, per la bustina. C'è questo timbrino qui che si chiama Winter Wonderland, che è meraviglioso, guardate questo igloo, questa è la sua fustellina, qui è tornato l'alberello, i pinguinotti con la loro fustellina, poi è arrivata questa qui del vischio con la sua fustella, questa qui è il cherry blossom, anzi no scusate, questo che ho usato ieri, no, ho usato l'altro, ok, ce la possiamo fare, la sua fustella. È arrivato questo che prima non avevamo, che si chiama Winter Woodland. Guardate l'alce. E ha anche la sua fustellina. No, questo è il cordino di noi, The Render Friends, che è questo qua. Le rennine. La ponsezia, che c'era tanto piaciuta. Questi qui c'erano già. Floilage. E cos'altro è arrivato? Alessandra Ranke l'avevamo vista. Questo qui è il set di timbri nuovi di Gerda. E ce n'è anche uno piccolino, nuovo, che è questo qua. Questi non so se ve li avevo fatti vedere, non mi ricordo più. È arrivato in pronte. È arrivato questo. È arrivata la Concord con la release di San Valentino praticamente. Dove sono gli altri? Ah, allora, andiamo con ordine qua. È arrivato questo della Spellbinders. È ritornato questo della Lofan che fa degli sfondi meravigliosi. Questa qui è la fustella di questo timbrino qua, dei mostrilli di San Valentino. Questo qui è per le tag di San Valentino, sempre Concord, questa qui è la sua fustella. Voilà, è tornata la foglia, che mi era piaciuta tanto. Questo qui è un set che ha due set di timbri all'interno. Non so se lo vedete, che sono due. Vedete, per fare quel tipo di sovrapposizione di quei fiori sono meravigliosi, meravigliosi, e hanno già gli spazi per poter stampare la scritta Love. Quindi hanno una guida, di modo che la timbrata sia sempre aperta. È tornato lui, sono arrivati loro che sono i timbri nuovi della My Favorite Things. Queste pecorelle sono stupende. Sono tornati finalmente i pinguini. Ora, tanto che non arrivavano, c'è anche la loro fustella. È tornato lui, è tornato questo della Tailored. Anche questo, meraviglia. Cos'altro c'è lì sotto? Allora, queste impronte d'autore, la rennina davanti e dietro. Questa è la fustellina della My Favorite Things Best Wishes. Questa qui è la fustella di questo. Voilà. Ci sono le volpine che sono sempre la nuova release. Qui c'è scritto Beautiful e ha sia la scritta che il backing. Poi ci sono le apine di Pretty Pink Posh che sono adorabili. Il usignolo che era finito. E il tacchino che mi ha chiesto una ragazza. E poi ci sono questi di impronte che sono arrivati l'altro giorno e forse però non vi ho mai fatto vedere. I campanelli con i cuoricini. Ah, guardate, questa secondo me è meravigliosa. Questa qui è una fustella nuova di Waffle Flower che fa questa magari la proviamo, che fa l'alberello che si apre. Aspettate, vediamo se qui c'è la foto. Ovviamente no. Ve la farò vedere, ma se cercate su internet, questo è il coordinato timbro e fustella. Se cercate su internet Christmas Tree, Waffle Flower, vedrete che meraviglia. Questa la proviamo in uno dei live di questi giorni. E poi c'è questo timbro qua, che spero che me ne rimanga uno, non lo so, vediamo. Guardate che meraviglia. È un timbro di Natale, di ringraziamento per i regali di Natale. Thank you for my Christmas gift. Grazie per i miei regali di Natale, per i regali delle feste, per il mio regalo di compleanno. Un uccellino mi ha detto che è il tuo compleanno. Guardate qui. Merry Christmas, Happy Birthday, questo è un... Guardate, gli uccellini che portano le lettere.
Quest'orso o capibara o quello che è meraviglioso, mi piace tantissimo. Poi cos'altro è arrivato? Allora, sono arrivate delle fustelle di impronte d'autore che forse non ho ancora mai fatto vedere. La lanterna grande, la lanterna piccola, la cornice e il ramo. Queste sono tutte quelle bigs che tagliano gli alti spessori. E direi che forse vi ho fatto vedere tutto. Bah, non mi ricordo più. Tutti in poche. Sì, direi che forse vi ho fatto vedere tutto. Qui c'è la mia postazione di lavoro, come sempre incasinatissima. Sì, credo, ma probabilmente qualcosa ho dimenticato, ma se andate a vedere nella sezione novità trovate tutto. Per ora vi lascio. Ci rivediamo domani mattina per un altro video. Farò ancora delle card. Poi, da qui, da gennaio fino a giugno, aspettatevi solo l'ho. Va così. Buon pomeriggio, ciao!